Prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube. E chi non lo fa, gli salti i nuovi maroni e gli rimbalzino il. Ben ritrovati a tutti gente, il nostro canale YouTube sempre attivo, questa volta andiamo a fare una preparazione come da locandina illustrativa del CACPDV della D-Boys, incredibile ma vero. Questo modello che è un po' sottovalutato dal mio punto di vista perché è una replica veramente piccola, compatta e sottile e comoda. Questo è un modello super particolare perché come vedete ha il calcio che si può staccare e lanciare quando si hanno finito i pallini, ma è una cazzata, scherzi a parte, spostiamoci subito sul nostro bancone da lavoro per vedere che cosa andiamo ad inserire. Ecco la nostra piccola belva, il calcio l'abbiamo già tolto perché stiamo studiando e questa cosa la scopriremo verso la fine del video, stiamo aspettando una risposta del cliente per come alloggiare la batteria, perché al 99,9% non ci saranno più i cavi davanti che sono una vera rottura di balle, anche perché ci tocca montare degli ampec esterni enormi per delle batterie di una certa capacità, quindi pensiamo che andremo sicuramente a far passare i cavi esterni e poi inseriremo una sorta di taschina da questa parte, perché in questo modello di calcio appunto si può abbattere e attaccare in modo che non dia fastidio comunque se il cliente lo vuole ripiegare. Avevo pensato anche di fare una cosina col paracord da mettere la batteria internamente, ma dopo il problema era come cavolo inserirla perché non avevo lo spazio. Vabbè, lasciamo stare. Questa è la replica, dovrebbe essere praticamente originale, gli abbiamo fatto penso parecchio tempo fa una revisione per farlo funzionare, l'andiamo a smontare pezzo per pezzo perché poi andrà sventrata completamente tutto. Due le possibilità per questo tipo di customizzazione, o renderlo un super mega frullino da 30 passi a pallina al secondo, ma non, il cliente non voleva questo ma voleva avvicinarsi, quindi abbiamo due possibilità per avvicinarsi a questo tipo di rateo. Quindi abbiamo deciso di fare diciamo la ricetta, no? Solita la mia ricetta, però ne abbiamo due, a seconda di quello che deciderà il cliente, perché la spesa varia di qualche ventina di euro circa, 20-30 euro, decideremo come comportarci, ma questo lo scoprirete solo durante il video, quindi accomodatevi, guardatevi il video e scopriamo insieme che cosa andremo a montare successivamente. Intanto vi do le due ricette. Senza starvi a fare l'elenco come l'altra volta sullo schermo perché ci ho messo 30 anni, quindi segnatevi con carta e penna se vi interessa. Ingranaggi 16-1 della SHS, pistone 0 shock FPS, testa, pistone, alta velocità, asta, spingi pallino, molla, boccole in acciaio e Titan Basic. Questo sarebbe il primo setup che mantiene il motore. Mentre parlo, intanto vado avanti nello smontaggio, e, dicevo, questo sarebbe il primo setup che ci fa mantenere comunque il motore originale, quindi il classico motore piccolino di D-Boys ad albero corto che sì, va bene, ma potrebbe in futuro riscontrare qualche problema facendolo girare a una certa velocità, anche se solitamente non è che crea grossi problemi. Ecco, come vedete qua abbiamo questi due pin che ci permettono appunto di fare il passaggio cavi davanti. Questi poi andiamo a togliere tutto perché non servirà e finalmente la replica tornerà bella e snella come suo solito. E quindi vi stavo dicendo che questo setup per mantenere appunto il motore originale con l'impugnatura piccolina, che è carina, però secondo il mio punto di vista leggermente scomodo se uno ha le mani un po' grandi. Il secondo tipo invece, diciamo che al posto di mettere gli ingranaggi 16-1 andremo a montare gli ingranaggi 13-1, anche questi lavorati in corsa corta, stessa identica componentistica per quanto riguarda pistone, testa pistone, asta, spingi pallino, ma in più ingranaggi 13-1 invece che 16, impugnatura slim lunga e motore 18K della G&G in modo da poter utilizzare la 11-1. Allora, poi vediamo qui che abbiamo anche un pezzo che è appena saltato via della nostra bellissima Tio Papa originale che si è frantumata in mille pezzi, quindi anche qui dovremo andare a cambiare probabilmente la Tio Papa. Il gommino era stato inserito un gommino G&G verde, quindi non ci sono problemi, adesso vediamo com'è ridotto. Ragazzi, lo smontaggio praticamente è lo stesso identico di una base M4, si vanno a togliere però in questo caso anche i due selettori di fuoco perché è ambidestro, vedete,
questa cupiglietta qua da questo punto, così, voilà. Poi abbiamo il perno che passa da una parte all'altra, che è questo. Questi due sono solo, servono a niente. Quindi andiamo avanti con lo smontaggio della replica e ci vediamo tra, per voi niente, proprio una frazione di secondo, per me è un po' più lunga. Gearbox smontato, come potete vedere è un classico gearbox V2, quindi base M4 con il doppio selettore che ora andiamo a togliere. Dopo inseriremo, appunto, come detto, il grilletto elettronico Titan. Si può montare tranquillamente perché funziona perfettamente anche qua. Per chi ci segue sulla nostra pagina Instagram, spero, e se non ci seguite, vi invito ad andare a seguirci anche sulla nostra pagina Instagram, condividerla, insomma, fateci crescere un pochino anche lì. Questa è la replica del topo. La replica del topo. Chi ci ha seguito su Instagram, appunto, sa che io in questa replica ho trovato un topo incastrato tra la TOPAP e le scocche. Andate a vedere perché dovrebbe esserci ancora una foto o forse una vecchia storia, adesso non ricordo bene. E infatti le scocche e tutto il resto adesso sono belle piene di WD-40, le stiamo purificando perché faceva una discreta puzza anche la replica. Allora, questo è quello che succede purtroppo a volte, magari lasciare la replica in cantina o altro, ma questa replica, per assurdo, neanche farla apposta, è di un mio caro compagno di squadra che gioca con noi anche da tanti tanti anni, ma gli deve essere scappato un topolino minuscolo mentre eravamo a giocare in Urban l'ultima volta all'interno della borsa. Quindi lui è arrivato a casa, ha chiuso la borsa, l'ha messa via e me l'ha riportato qua. Eccolo qua, e abbiamo visto il topo secco. Andiamo ad aprire per vedere che cosa avevamo fatto in questa replica tanto 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 tempo fa. Vediamo che abbiamo un cilindro che tutto sommato va anche abbastanza bene per la lunghezza della canna, quindi prenderemo questo cilindro, lo lucideremo sia internamente che esternamente in modo da far risparmiare un po' di soldini, poi rimonteremo quello e basta. Poi ve l'ho già detto, lo spingipallino ovviamente va cambiato perché quello originale in plastica, insomma, qui si alzeranno un po' le prestazioni, quindi è meglio cambiare le cose più importanti, le cose più critiche, come ad esempio le boccole originali della D-Boys, che lavorano boccola su boccola, molto carini, molto scorrevoli, però prendono veramente tanto gioco con l'arco del tempo. Andiamo ad aprire e vediamo cosa c'è qua dentro. Vedo un pistone verde, questo probabilmente è un pistone che montavo tanti tanti anni fa, pistone verde in teflon che faceva la SRC, era ottimo, veramente ottimo. Ecco qua, una bella mollassa, probabilmente la sua originale, gli ingranaggi originali. Questo era stato tutto rispessorato, risistemato, è ancora tutto originale, ragazzi, mondiale, mondiale. E girava ancora perfettamente. Guardate il pistone dopo. Guardate cos'è successo. Ecco perché diceva che non sparava niente, faceva tipo 0,2. Manca qualcosa. Andiamo a vedere insieme dove è finito l'altro pezzo di testa. Qua dentro. C'è nessuno. Eccola qua. Diciamo che la testa originale, dopo un po' di anni, ha fatto il suo dovere e se n'è andata. Nonostante tutto, guardate, facendo una buona regolazione angolo d'aggancio, questa è una replica che girava con una batteria a 9,6 volt, quindi andava intorno ai 20 pallini al secondo. Però guardate, pistone perfetto. Quando ho fatto un buon angolo d'aggancio lavora benissimo e non va a rovinare nessun altro dente. Bene. Detto questo, purifichiamo anche questo gearbox perché dobbiamo trasformarlo e prepararlo per una velocità decisamente più alta. Abbiamo ripulito interamente il nostro gearbox, abbiamo installato le boccole in acciaio autolubrificanti che vanno veramente bene, sempre quelle della FPS, una lucidata alle guide del pistone, anche perché purtroppo qua, come vedete, la verniciatura è stata fatta un po' alla CDC, un po' alla stile D-Boys, un po' stile Cima, questi modelli un po' più a basso costo, viene data una spruzzata e quindi tendono a sporcare anche la parte interna del gearbox. E togliendo la patina nera si vedono un po' i difetti di questi gearbox a basso costo, però diciamo che abbiamo comunque reso la parte molto scorrevole per il pistone che andremo ad inserire. Pistone zero shock con testa alta velocità della FPS.
Abbiamo già anche lucidato il cilindro, sia esternamente che ovviamente internamente, che è la cosa più importante. Esternamente fa solo più figo. L'asta spingipallino della G&G, lo spingipallino con OR di tenuta della FPS. Nel frattempo ci ha chiamato il nostro cliente che ci ha dato conferma per il setup numero 2 che volevamo appunto realizzare. Ovvero stiamo parlando di ingranaggi 13-1 che abbiamo già preparato e lavorato, mentre voi ovviamente non avete visto niente, ma io ci ho messo un pochino. Abbiamo aspettato un po' la chiamata, la risposta del cliente e ho potuto preparare il tutto nel frattempo. Quindi ingranaggi 13-1 della SHS, eccoli qua, ora andremo poi a fare lo spessoramento. Il motore albero lungo 18K della G&G, che verrà poi spinto da batteria 11.1, e una fantastica impugnatura Slim. Io la chiamo Slim, ma è quel modello tipo 416, uno dei 416, ecco. Con tappo motore che è molto molto più valido rispetto a quello che c'era prima di serie. Nel frattempo abbiamo visto anche la rottura della, purtroppo poverina, la Tio Papa. Abbiamo pulito anche la canna. Insomma, abbiamo fatto già tutto, ragazzi, bestiale. Già tutto, per modo di dire, perché ora dobbiamo spessorare, che è la cosa più simpatica del mondo, inserire il Titan e ricomporre interamente la meccanica di questo gearbox. Ed eccoci arrivati praticamente al termine. Abbiamo installato il Titan, vedete che qui ancora la mollettina, perché io solitamente metto un puntino di ATTAC nei cavi, siccome sono molto grossi, se no stanno, tendono a venire fuori. Quindi direi che adesso possiamo toglierlo, perché è qua già da un po'. Possiamo installare, sì, perfetto, possiamo andare ad installare tutto il resto della componentistica e chiudere il gearbox, il nostro spray magico qua che ci dà un po' più di scorrevolezza. Mettiamo il cilindro, l'asta spingipallino, stavolta non ce lo scordiamo, l'altro pezzo del Titan e il grilletto, no, perché l'ultima volta, visto che cosa è successo. Allora inseriamo il grilletto, partiremo con una molla da 95, anche se la vedo molto grigia, cioè nel senso probabilmente potrebbe essere leggermente over, però speriamo, insomma, adesso vediamo, anche perché comunque abbiamo la canna originale e quindi potrebbe anche il cilindro, che non è proprio perfetto, leggermente sovradimensionato rispetto a quello che ci servirebbe, ma per risparmiare qualche cosina, diciamo, abbiamo cercato di mantenere questo qua. Allora inseriamo la molla della nostra asta spingipallino, molla nuova dedicata sua della G&G, perché anche con l'asta spingipallino della G&G ti danno anche la molla nuova, cosa buona, molto buona. Il nostro pistonazzo, voilà, l'anti reversal, al quale abbiamo già applicato la termorestringente, il nostro ingranaggio conico, lo squirtino non ce lo dimentichiamo mai, anche troppo, e voilà, direi che abbiamo fatto. Quindi ora mettiamo la nostra mollazza da 95 della FPS, appunto, dicevo, speriamo vada bene, perché per far passare i cavi dietro dovremmo, siccome il cavo passa da un buco molto piccolo, dovremmo tagliare il connettore, far passare il cavo e risaldarlo. Quindi speriamo che vada bene, altrimenti dopo, vabbè, no, ma potremmo, sì, ce la facciamo, speriamo comunque che vada bene, così non dobbiamo stare a rismontare completamente tutto, anche perché questo, ripeto, ha il doppio selettore, quindi è una rottura di balle in più. Mettiamo la molla qua, prendiamo il nostro pezzo del titano, lo inseriamo e direi che siamo a posto. Prima di chiudere, ho dovuto comunque controllare veramente tante parti di questo gearbox, perché è un gearbox un po' datato, vecchio stile, e quindi abbiamo dovuto correggere anche questa parte qua con il Dremel, perché altrimenti l'ingranaggio 13-1 tendeva a prendere qua contro. Ho dovuto controllare la scorrevolezza dell'asta spingipallino, nonostante sia una G&G abbastanza sottile, comunque chiudere il gearbox con l'ingranaggio settoriale e vedere se scorreva tutto perfettamente senza toccare l'ingranaggio settoriale, regolazione angolo d'aggancio, eccetera eccetera eccetera. Allora qui vediamo che abbiamo questo, che ok, possiamo anche girarla. Se vi capita di avere un reggimolla come questo qua, ad esempio, che vedete tende a indurire
la molla, ok, adesso in questo caso ci va, non ci sono problemi, però ce ne sono alcuni che tendono a ingrossarsi molto e le molle FPS, le ultime che hanno fatto, sono un po' più strette. Potete tranquillamente girare la molla, non cambia veramente un cavolo. Io ho fatto diversi test nell'arco degli anni per vedere se cambiava qualcosa, ma non cambia assolutamente niente a livello di costanza e di potenza, quindi potete comunque tranquillamente eventualmente girarla. Quindi via, andiamo, inseriamo, durina, durina, vedete che viene su. Allora, abbiamo la fortuna di avere la feritoia dietro, ci mettiamo il ditino, così la teniamo giù, così, ci appoggiamo e voilà! Ragazzi, è stato più facile del previsto, incredibile, già tutto pronto, vedete lo squirtino che esce, che ci riempie per bene tutta la fresatura interna, delle nostre boccole autolubrificanti. Bene, appoggiamo giusto un paio di viti, ricordiamoci oltretutto quando andiamo a chiudere il gearbox di questo genere qua che ha il bolt catch attivo di andare a reinserire questo pezzo qua, mi raccomando, perché a me è capitato più volte, lo devo dire, di aver chiuso il gearbox, averlo inserito nelle scocche ed essermi scordato il pezzo per il funzionamento del bolt catch attivo, e succede. Va bene, non vi faccio perdere ulteriore tempo, inserisco le viti, le metto dentro la scocca, così sentiamo come gira questo gearbox. Rimontato tutto all'interno delle scocche, passaggio cavi, impugnatura, tutto perfettamente compatibile. Vedete anche l'impugnatura nuova, quella che abbiamo messa, calza veramente perfetta. Selettori li abbiamo sistemati perfettamente, hanno proprio un bello scatto, quindi anche qua tutto perfetto. Abbiamo messo un po' di termorestringente in questo pezzettino di cavo che probabilmente rimarrà leggermente fuori dalla custodia che andremo ad inserire nel calcio, che abbiamo già trovato ma ve la faccio vedere dopo. Una cosa carina, poi se al cliente piace bene, altrimenti poi eventualmente la cambia. Allora, sentiamo come gira. Batteria 11.1, vedete che qui questo qui è solitamente sono i pezzettini di gomma che io metto all'interno del tappo per evitare che si stacchino i cavi, ma in questo caso, in questo tipo di impugnatura, che oltretutto è anche molto economica perché costa una decina d'euro e vi danno già il tappo motore e tutte le viti, ci sono delle lamelline di metallo che permettono appunto di evitare che si stacchino i cavi, quindi non c'è la necessità di andare ad inserire questo. Comunque, batteria 11.1, direi a metà carica più o meno, il titan è già stato aggiornato, abbiamo già sistemato i selettori e la sensibilità del grilletto. Lo sentiamo, questo è il colpo singolo, come sempre molto rapido, molto veloce, e consideriamo setup che abbiamo 13.1 e scusatemi, ingranaggi 13.1, motore 18k e batteria 11.1. Molto molto veloce, e questa la raffica. Sentite come gira bene, bello pulito, selettore perfettamente funzionante anche dall'altra parte. Adesso io faccio fatica perché col dito, ecco. Direi perfetto, non ci resta altro che mettere l'upper receiver, la nuova T-O-Pub perché l'altra si è sbrindellata, la canna e vedere che risultato ci dà il cronografo con la molla da 95. Cronografo A-Stack 6000, pallini 0,25 della G&G, batteria 11.1, molla da 95. Incrociamo le dita e vediamo cosa fa. Ah, fantastico! Già questo a me basta, perché sono soddisfatto, ragazzi. Abbiamo montato la T-O-Pub della SHS Blu con il suo gommino, che devo dire è già la seconda o terza volta che lo monto e mi sta dando notevoli soddisfazioni. Proviamo ancora un po'. Mamma mia! Una bomba, veramente perfetto. Vediamo la raffica. Siamo calati un pochino, 26,4, 0,89. In raffica cala un po', quindi diciamo che in singolo è perfetto.
0,91, ecco, piano piano si assesta, ma probabilmente questo è il gommino nuovo nuovo, che è un gommino, sembra in silicone, quindi direi che il risultato comunque è veramente veramente valido. Proviamo ancora. Esatto, sì. Una media 96 da 0,92, 26,4, direi che è super ottimo. Siamo arrivati alla fine anche di questo video. Come vedete, la replica è venuta fuori un vero gioiello. Una velocità di raffica speed, perché non possiamo considerarla normale, ma speed, perché 26 palline al secondo sono comunque tanta roba. È una replica super affidabile, dove puoi stare attaccato un quarto d'ora al grilletto, che comunque la meccanica tiene botta tranquillamente. Non surriscalda, non fa niente, va veramente, veramente bene. La ricetta l'avete vista, è un po', abbiamo cambiato qualche cosa durante il video proprio per accontentare al meglio il cliente. La TOPAP che siamo andati a mettere, come vi ho detto prima, guardate, è la TOPAP blu, quella della SHS, il modello nuovo, con il suo gommino in silicone. Ball catch perfettamente funzionante. Abbiamo adottato questo piccolo sistema, è una taschina che io ho montato in questo modo, ho fatto passare il cavo qua sotto in modo e maniera che si possa comunque collassare il calcio in maniera proprio molto molto semplice. All'interno ci sta, vedete, gira proprio perfetto, all'interno ci sta anche una batteria bella capiente. Ragazzi, come sempre continuate a seguire il nostro canale YouTube, spero che questa preparazione vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima e ciccio al culo!